Sta costruendo la squadra di Montella, riparto da vittorie. È più importante trattenere ora, siccome tanto ormai il calcio ci ha insegnato a ragionare su cicli brevissimi, di sei mesi in sei mesi o di campionato in campionato. È più importante avere, contare, sapere di avere Pizarro o Jovetic? Vittorio. Ma io, tu sai, io la penso sempre in un certo modo, perché venendo dalla pallacanestro, per me è sempre stato fondamentale il playmaker. Perché, cioè, per te è più importante chi pensa di chi segna. Poi davanti ci metto chi mi pare. Se non sa tirare, gli dicevo vai a schiacciare, cioè qualcosa fai. Vittorio, però il playmaker proprio, ragazzi, proprio così. Andiamo in ordine. Per Vittorio Pizzarro. Per Vittorio Pizzarro. Ma io non avevo dubbi che non fosse così. Così come io non è che me la prendo, mi irrito se lui va in controtendenza a quello che ho detto prima. Io lo stesso non è che ritengo di essere il Vangelo o di avere verità rivelatoria, semplicemente quando c'hai un giocatore che la mette dentro, per me in una squadra, per te è più importante uno che segna. Per me, vista la scarsità degli attaccanti che davvero segnano e fanno la differenza, secondo me avere uno che segna è molto importante. Se poi in questo caso poi tu mi fai è meglio un Pizarro domani o uno Jovetic, io ti dico Pizarro c'ha 33 anni, Jovetic ce n'ha 23, io preferisco tenere Jovetic e lasciare che Pizarro, se decide di tornare in Cile, soprattutto se ne va. Perché se no lui ha detto due cose che sono opposte l'una all'altra, sicché il presidente non ha risposto. Il discorso di Pizarro era relativo a un regista, cioè il Pizarro della situazione, ruolo, giusto? Ruolo. Io ho fatto per 25 anni l'allenatore, volevo di avere sempre un forte regista. Poi l'attaccante, vi faccio una domanda, allora ve la giro: quanti gol pensa a pallacanestro? Sì, ma a pallacanestro contano anche quelli che stanno vicino al canestro, forse, ma non c'è bisogno di farvi una lezione di questo, sapete tutto voi. Allora, il discorso che dico: quanti gol pensate che faccia Jovetic in una stagione? Ve lo chiedo, perché siccome è stato detto 12, ora, voglio 15, che uno che faccia i gol. 12. Bene, allora, quanti gol fa Jovetic a stagione? Jovetic quanti ne ha fatti nelle prime 8 partite? 5? 6? Bene. Allora, secondo me, se ne facesse 6 ogni 8 partite, per me andrebbe benissimo. Quindi Jovetic è un giocatore che le ha fatti e li può fare. 8, 16 partite sarebbero... Ma nel passato certo, se stai 24, fortunato. 24. Nel passato è un giocatore che ha 23 anni, ragazzi, non so che volete. Sì, no, io passato penso così. L'anno scorso è siamo sempre passato remoto, 2 anni fa non conta nulla, ho capito. No, ma possiamo, scusa, si può dissentire? Sì, ma certo. Ecco, allora io dissento con molta civiltà. Giudicano da casa. Io penso che la Fiorentina sia un esempio perfetto di una squadra costruita, e questo credo che nessuno mi possa contraddire, cioè che Facundo Roncaglia conta quanto David Pizarro, conta quanto Alberto Aquilani e conta quanto Stefano Jovetic. Cioè c'è una costruzione in cui ogni giocatore ha il suo posto e è messo precisamente al suo posto. Quanti di voi o quanti di quelli che sono passati in questo studio alla prima giornata avrebbero immaginato che la Fiorentina sarebbe arrivata a questo allora punto? Allora provoco alla Rico Rossi. Aspetta, però. Aspetta, fermatevi. Una delle... dal 2006 al 2013 Jovetic ha fatto 12, 14, 20, 34, 40 gol in 2, 4... 6-7 campionati, uno lo ha. Dividili per stagione, perché 1-11-2-6-14-6. Ecco, la media sono 10/11. Aspettate però, fermi. Allora mettiamo mettiamo anche l'anno che è stato infortunato per un anno, ha fatto un gol solo. Si sta parlando anche del 2009-2010, seconda stagione con lui. Jovetic è un 88, 89, 9 credo, 89. 9. Insomma, un ragazzo di 20 anni che ti segna nella Fiorentina 6 gol in 29 partite, 2009, in quella Fiorentina 2010. Con quella Fiorentina determinati minuti che non sono quelli della stagione 2012-2013, sono pronto a metterci la mano sul fuoco anche se non lo certo. So. Sì, sì, ragazzi, è chiaro che i numeri. Secondo me cerchiamo di sviare le indagini, caro Giorgio. Jovetic è un campione.
Oh. Ma nessuno lo mette in dubbio. No, non è vero. Io della squadra costruita volevo finire. Non è vero che nessuno lo mette in dubbio. È interessante la costruzione di Alarico. Finire il discorso. Il discorso si finisce in una maniera abbastanza complessa, nel senso che ci sono tante risorse nel gruppo Fiorentina che portano punti. Una di queste, molto sottovalutata ma di fondamentale importanza, è la gestione delle palle inattive, in cui i difensori portano tanto fieno in cascina perché tanti hanno gol. Fatto fare tanti gol, tanti punti, certo. Con tanta preparazione. Allora, io sono pronto a fare a meno di Jovetic, io Fiorentina, però... ma chi c'è al posto suo che mi può garantire il tipo di giocatore che è Stefan Jovetic?